aveva sopportato più di quanto lei stessa potesse immaginare. Era arrivata a pesare quasi 100 kg il giorno del parto. Non si riconosceva, era esausta. Non era stata una gravidanza semplice. Aveva sofferto di pressione alta, di tossemia e di gestosi. Più di una volta il battito di uno dei due bambini che portava in grembo si era fermato e così alla fine era stato necessario ricorrere d'urgenza al parto cesareo. Aveva paura che non sarebbe più tornata a essere quella di prima. Ah, questa è Beyoncé, conoscete tutti, sì. E parla, ecco, io della sua storia artistica ho voluto mettere in luce questo aspetto di cui lei proprio ha voluto parlare. Quando secondo me poi un artista vuole parlare di un aspetto così personale, molti pensano che sia anche una questione di egocentrismo. Io invece secondo me è proprio invece tanta generosità. Lei ha voluto parlare di questa sua gravidanza gemellare, ha avuto due gemelli, appunto, ha dovuto ricorrere al parto cesareo e raccontare di come veramente lei si sia torturata da sola, da sé, a parte insomma il parto in sé, ma dopo cosa abbia fatto per ritornare quella che era prima. Perché aveva firmato un contratto per il Coachella, un festival importantissimo, e lei sarebbe stata la prima donna afroamericana a essere l'artista principale, e lei non voleva perdere questa occasione, voleva dimostrare a tutti che poteva farcela, che poteva ritornare a essere quella che era prima. Quindi si sottopone a una dieta folle, lei stessa dice che si è torturata. E quindi quel senno di poi lei dice: io non farò mai più niente di questo tipo, non mi sottoporrò più a una tortura del genere. L'ho fatto perché, e poi se anche lei si è reso conto, lei è sempre stata una perfezionista, ha sempre voluto essere la migliore, eccellere in tutto. E lì per la prima volta si è resa conto di aver esagerato. E per stare al passo. Per stare al passo di quello che avrebbe potuto fare un uomo non ha bisogno di tempo di recupero quando ha avuto un figlio, lo sai benissimo, perché non è lui a partorire, ok? E quindi non cambia il suo corpo, non ha bisogno di ricostruirsi, come dice Beyoncé. Beyoncé alta 1,70, è arrivata a pesare 100 kg per dire. Si è resa conto, sì, che le donne oltre a tutto devono comunque anche insomma per stare al passo con gli uomini. Questo secondo me è un errore che si è sempre fatto, un po' l'errore del grande inganno, uno dei tanti inganni del capitalismo, per cui le donne devono hanno cercato negli anni di ricoprire gli stessi ruoli degli uomini, non riuscendoci alla fine, comunque riuscendoci rinunciando a un troppo, anche gli uomini, nel senso, comunque rinunciano, però questo non lo metto in dubbio, ma perché di sé il capitalismo è sbagliato, bisognerebbe riscrivere, le donne dovrebbero riscrivere i ruoli all'interno di una società e non cercare di ricoprire quelli degli uomini. E questo è un discorso che anche ha fatto comunque Beyoncé, non considerando appunto che comunque era una donna, tutti gli effetti che ha avuto, dato al mondo un figlio, lei voleva comunque essere subito pronta, poi ce l'ha fatta, però a quale prezzo? Poi è la grandissima artista che conosciamo tutti, che la vediamo sempre bellissima, perfetta, un po' l'idea che abbiamo magari, o che qualcuno ha comunque delle star del mondo della musica, delle persone famose. Quindi secondo me quando mostrano questo lato più che umano si avvicinano, accorciano le distanze e condividendo un problema, un dolore, e secondo me è un grande atto di generosità. Se ci pensate, fino a qualche anno fa gli artisti stessi dovevano dimostrarsi infallibili
e invece adesso c'è proprio questa tendenza, si parla sempre di più anche di salute mentale e sono i primi a mettersi comunque a nudo in tutti gli effetti. Adesso penso comunque anche a Lady Gaga, di cui ho parlato, di Billie Eilish, parlano proprio delle proprie fragilità. Secondo me è un atto anche di liberazione, è un atto, è un grande atto di generosità. Mi viene in mente, a proposito, visto che parlando sempre di donne, quando Angelina Jolie ormai qualche anno fa disse di volersi sottoporre alla mastectomia bilaterale perché comunque aveva la mutazione genetica, ha fatto un scalpore, si è detto che fosse impazzita a dire una cosa del genere. In realtà poi, come ben sappiamo, ha aperto un po' gli occhi anche a quella che è la medicina tradizionale, per cui adesso fortunatamente è una pratica preventiva per alcune tipologie di tumore. Quindi insomma, se, lo chiamano la mutazione Jolie, tanto per intenderci. Quindi quanto è importante veramente che anche un artista popolare, famoso, si metta veramente così a disposizione. Per me è un gesto di grandissima generosità. Sì, a proposito del corpo della donna, che è sempre un oggetto molto discusso, e diciamo che Beyoncé probabilmente si è sottoposta a quella dieta anche perché durante le performance aveva degli standard performativi e non solo estetici, però anche con i balli e la voce aveva bisogno proprio di un corpo performante. Mi sono piaciute molto le pagine che tu dedichi a Billie Eilish, dove lei invece dice: io non mostro il mio corpo, permettimi al riparo da qualsiasi tipo di attacco, che sia sono troppo bella, sono troppo brutta, voglio fare quella sexy, voglio fare quella... Billie Eilish? Ecco, quando l'ho scritto, insomma, era proprio in questa fase, look con vestiti oversize, felpe, che un po' la riparavano, bellissima, meravigliosa anche con quel look, e diceva i genitori degli altri, delle figlie, cioè che avevano figlie piccole, mi adoravano perché in questo modo le figlie, imitandomi, non si mettevano in mostra. Però d'altra parte lei in quel momento diceva: ok, adesso io sono così, ma sappiate che se volessi da un momento all'altro spogliarmi, io lo faccio, cioè non mi interessa. E poi quello che ho fatto recentemente, nel senso da un paio di anni a questa parte, l'ho vista anche poi crescendo, perché comunque lei non ha 20 anni neppure adesso, quindi crescendo ha voluto comunque anche fare i conti con la sua propria fisicità, è anche tanto importante perché è proprio prosperosa tanto, quindi insomma sono stati tantissimi i commenti che le sono arrivati, da brutti, belli, quelli che sono, però se diciamo che come hai detto tu, insomma l'attenzione che si dava comunque al corpo perché è troppo coperto o perché è troppo scoperto, comunque non andava bene lo stesso. Lei poi ha realizzato questo video molto, molto bello, in cui lei sembra immersa in una piscina, a me sembrava quasi petrolio, tutta nuda, una piscina di petrolio, e fa questo monologo per cui appunto dice: ti dà fastidio se ho le spalle troppo larghe, troppo strette, se ho il seno piccolo, grande, se sono alta, se sono bassa, ti dà fastidio tutto questo, mi dispiace ma non è mia responsabilità. E quindi veramente il grande discorso che si sta facendo sul body shaming, e oltretutto poi stiamo veramente parlando di una ragazzina, ho cominciato quando era veramente piccola, e lei ha messo un'ulteriore questione sul piatto, insomma, alla merce di tutti, e lei soffre di una sindrome di Tourette.
Hammett che cerca sempre di tenere a bada, e poi lei soffre di paralisi notturne e cose che comunque, ripeto, prima un artista era vista ed era visto come quasi senza problemi, non si sarebbe mai ammalato, quasi non sarebbe mai morto, perché siamo probabilmente anche stati abituati a vedere un artista come immortale, come congelato lì nel suo stato, invece adesso sono umani. Io penso che sia una liberazione per tutti, loro per primi, perché poi insomma artisti che sono finiti male ce ne sono parecchi. Hai parlato prima di Lady Gaga e ascoltiamo due canzoni di Lady Gaga.